Sarcofagi con preziose decorazioni raffiguranti delfini e vigneti, almeno 125 tombe con scheletri ancora intatti, oggetti di corredo tipici delle necropoli, come monete che venivano messe in bocca al defunto in offerta al dio degli inferi, o bottiglie di profumo. Sono rimasti a bocca aperta gli studenti di archeologia palestinese mentre mettevano a segno un'eccezionale scoperta archeologica. Una necropoli romana scoperta nella striscia di Gaza, scoperta tanto più importante per le eccellenti condizioni in cui è stata rinvenuta. Molti oggetti sepolcrali hanno attraversato i millenni e sono giunti fino a noi intatti. Le raffigurazioni di delfini, spiegano gli esperti, potrebbero essere un segnale che i defunti erano pescatori, così come le immagini di vigneti sono un'allusione all'albero della vita che rappresenta l'eternità. Ad organizzare lo scavo effettuato da studenti di archeologia palestinesi nei pressi di Jabalia sono state due organizzazioni francesi, scoperta che aggiunge importanti conoscenze sui rapporti tra l'antico porto di Gaza e quello di Ashkelon, ora in Israele. La regione infatti rappresentava un'importante rotta commerciale quando l'area era popolata dai Filistei, fino all'era dell'Impero Romano e delle Crociate.